Preparatevi perché oggi si parla della gnocca di bambù Singer Edition. Il nostro team di super esperti giapponesi di gnocca di bambù si è riunito, questa volta in un karaoke, e ha stilato la classifica delle 5 queen del pop. Chi si aggiudicherà l'ambitissimo titolo di gnocca di bambù che canta dell'anno? È più ambito dell'Oscar. No, davvero, davvero! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone. Beh, in realtà oggi sono in Italia perché le vacanze di Natale. Comunque oggi c'è un momento importante di grande cultura. Oggi parleremo di gnocca di bambù, ma non una gnocca di bambù normale, la gnocca di bambù Singer Edition, quindi la gnocca di bambù che sa cantare. Oggi faremo una classifica delle 5 cantanti regine del pop più gnocche del Giappone, dalla 5 alla 1, e vedremo chi sarà la vincitrice del trofeo Miss Gnocca di Bambù Singing Edition. Allora, in quinta posizione si è classificata una cantante di Kyoto, nata a Kyoto, e che ha cantato anche la colonna sonora di Final Fantasy X2, Senko Toba e quell'altra che non mi ricordo. Ha venduto 15 milioni di dischi, è la 18esima solo artist in Giappone che ha venduto di più in assoluto, ed è Kodakumi. Tra le altre cose, una mia amica gli ha anche fatto da styling per il music video di Dancing in the Rain, andatevelo a vedere se non ve lo siete visti, e tra l'altro ha fatto audizione per uno dei suoi video, ma ha detto che ero troppo giovane per fare d'amoroso a lei. Comunque 35 anni, è nata nel 1982. Al quarto posto si è classificata la cantante che ha venduto di più in Giappone come solo artist, ha venduto ben 50 milioni di dischi, è nata a Fukuoka, è veramente una delle regine del pop, è Hamasaki Ayumi. Brava, è bella, cosa devo dire. Poi al terzo posto si è classificata invece una cantante più giovane che ha 24 anni, è nata nel 1993. Lei è praticamente questa cantante che tra l'altro io ho suonato assieme a lei, cioè abbiamo partecipato insieme al V-Rock Festival. Lei praticamente suonava, non mi ricordo se prima o dopo di noi, con la nostra band Visual Kei, prima di esplodere. Era appena uscito il video Pom Pom Pom, ma ancora non era esplosa. Poi da lì a poco è diventata questa icona della moda di Harajuku e del kawaii, diciamo, che è Chiari Pam 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 Pam. E vabbè, è simpatica, anche bella. Poi al secondo posto si è classificata forse la cantante più cool di questa classifica, che è nata nel 1983, è nata a Kyushu, è sotto la Sony, è famosa per aver interpretato soprattutto il ruolo di Nana e anche per aver partecipato, anche se in parti minori, a vari film di Resident Evil, ma soprattutto per aver passato il Halloween con me 2 anni fa. No, scherzo. Comunque è molto bella, è anche una bellezza molto androgena e anche super cool. Al primo posto si è classificata sotto l'Avex, ha iniziato a 14 anni a cantare, ha una carriera lunghissima, ha venduto 35 milioni di dischi, è considerata la regina del pop al pari di Madonna per noi occidentali. Nami Amuro, che però dall'anno prossimo finirà di cantare perché al 40esimo compleanno, quando ha compiuto 40 anni, quest'anno ha annunciato che l'anno prossimo, quindi nel 2018 a settembre, smetterà di cantare. Quindi vabbè, questa era la nostra classifica delle 5 gnocche di bambù Singing Edition. Ditemi se siete d'accordo con me, ditemi chi avreste messo voi. Non chiedetemi perché non ho messo Utadaki Caro, il motivo perché lei non è stata inserita in questa classifica è soltanto perché lei è più una cantante più che icona del pop, diciamo. Comunque, se devo dire la mia, Utadaki Caro è la mia preferita tra tutte e 6, se l'avessimo messa in classifica. Se non vi siete ascoltati il nuovo singolo di Utadaki Caro, Anata, che tra l'altro un mio amico gli ha fatto la foto della copertina, andatevelo ad ascoltare. Noi ci vediamo domani alle 2 di pomeriggio con un nuovo video, e ditemi se volete anche la classifica dei maschi, quindi i gnocchi di bambù Singing Edition anche per i maschi. Scrivetemelo nei commenti e noi ci vediamo allora domani alle 2. Ciao, iscrivetevi.